È il peggiore degli incubi, perdere la memoria insieme ai ricordi. Un terribile sogno che per oltre 600.000 persone in Italia purtroppo è realtà. Si chiama Alzheimer e colpisce 5 over 60 su 10. In occasione della giornata mondiale per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa malattia, l'associazione di volontariato socio-sanitario Falantra e il gruppo internazionale di fotografia Welcome in Passione Foto hanno organizzato una settimana di eventi. La sede è quella della Galleria al Castello Aragonese e da ieri fino al 28 settembre tutti potranno ammirare gli scatti realizzati da 72 artisti italiani e stranieri, ma anche i dipinti delle pittrici Aclena Panzetta ed Elena Di Ciolla e grafici della social media service di Antonella Mele, con la poesia viva di Fabio De Cuia. Un viaggio in questo mondo dei ricordi attraverso l'arte per parlare al cuore e alla mente della gente. Abbiamo organizzato questa 8 giorni qui al Salone del Castello proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica a quello che è uno dei problemi oramai a livello mondiale come quello dell'Alzheimer, e ne approfittiamo proprio oggi, partiamo da oggi che è la giornata mondiale dell'Alzheimer. Purtroppo è una malattia subdola e non ancora considerata per quello che è, per un motivo ben specifico, e cioè la gente viene abbandonata a se stessa. Nel nostro centro facciamo laboratori che vanno dalla cucina alla musicoterapia, e quindi sono quei piccoli gesti quotidiani che un ammalato d'Alzheimer perde. Noi, il nostro compito è quello di riformarlo, di quello di fargli ricordare quelle cose che lui dimentica.